Un salve a te, Modigliano. Quando arriva l'estate e il caldo comincia ad influire sull'essere umano, certe volte entra nel cervello e un comincia a dare i numeri. Io per esempio gli do sempre i numeri, ma purtroppo, detto che io sono anziano, gli do l'anno avanti poi, 91, 97, 98. E quando mi vanno a giocare, quelli dell'otto dice, ma non ci sono questi nomi. Dice perché? A fine a 90 io. E quello dice, ma non li potete aumentare? No, il massimo è 90. Quindi tutti quelli che giocano, non giocate oltre 90, perché non si può giocare. Giocate alla mia età. 7, 6, quelli li potete giocare. Esce un ombo. Non è che è fatta, esce un ombro. E vabbè, guadagnate poco, meglio poco che niente. Ma quello che è più importante oggi dire è, io ho degli amici, prima di parlare faccio una mia piccola indagine, chiedo, l'argomento ultimo che sto chiedendo a 7-8 amici, i figli, non c'è stato uno che ha detto sono contento. Allora, la mia domanda è, finché i genitori vivono, i figli, non dico due occhi, ma un occhio di particolare, potrebbe averlo per i genitori, o no? Dici, ma loro hanno la loro vita. Sì, ma il genitore che ha anche la sua vita continua a preoccuparsi per i figli. Anche il genitore ha la sua famiglia, ha la moglie, ha il nipote, ma continua a occuparsi della sua famiglia. I figli no. I figli la scusa, ma io ho i problemi di famiglia. Come se io non ho i problemi di famiglia. Il primo problema è lui che me la domanda. Questo è il buono. Allora, ne consigli ai figli e ti consigli dai. Quella è un'orecchia e l'altra. Certe volte è un'orecchia e l'altra. Ma non ne vedrei capire, perché è la pura verità. Io continuerò a fare il genitore, ma se i figli sanno fare i figli, io il mio dovere di padre, cerco sempre di padre, ma dall'altra parte devo trovare chi fa il dovere del figlio. Ma se il figlio se ne frega e dice io ho i miei problemi, beh, è un figlio, lo devo dire, un po' cretino. Anzi no, meglio dire un po' scemo. Non mi piace. È un po' imbecille, sai. Così mi va bene. Allora, io continuerò a fare il padre. Se i figli lo capiscono, è bene. Se i figli non lo capiscono, io non posso fare niente. Per fortuna ho un solo merito, la parola, so parlare, nonostante la mia età, so parlare. Quindi io da un argomento posso andare ad un altro argomento, come l'altro, la parola. Che l'altro giorno, cioè, stamattina, ho visto forum. Se voi vedete forum che io seguo, dico, ma perché si va a seguire? Perché a me mi interessa vedere il giudice in finale cosa dice, qual è la sentenza. Perché adesso che è una vita questo giudice, una vita, continuo a studiare, a vedere le leggi. La giurisprudenza non è altro che l'applicazione delle leggi che già esistono. Non è che il giudice inventa una legge. Su quello che uno dice di aver fatto, il giudice giudica. Secondo legge, non è che si inventa niente. Allora dicevo, oggi vedevo fuori. È la pretesa di una donna, mi pare fosse araba,
la quale gli dicono che una casa era vuota e si mette già. Non può aprire, cambia la serratura, entra e si mette già. Lei, il marito, i figli, tutti là, di una casa grande. Quando poi arriva la padrona della casa, che si è assentata per un paio di mesi, trova la casa occupata. E allora? E lei va dalla mamma, è ospitata dalla mamma, finché un giudice, perché deve far pause, e un giudice, con una sentenza, non manda via l'occupante abusivo. Questa è la mentalità della gente. Il bello è che va lei come intelligenza, ma si porta presso il marito e quattro figli. E il marito, no, il marito non è cane, dorme lì, ma lui è innocente. Cioè lui non sa che la moglie si è pregata l'appartamento di un'altra persona. No, lui non lo sa. Lui entra in casa, dorme, vive, ma non si chiede mai. Ma io sono legale o sono un abusivo? Ma io non capisco l'italiano, io sono arabo, non capisco l'italiano. Ma a mangiare, no, a mangiare si mangia anche in Arabia. L'unica cosa che so fare è mangiare. E tutti vedete, me ne frega niente. Questo è l'essere umano. Questi sono i mascalzoni, i farabutti che vivono alle spalle dei lavoratori. Mi sono spiegato. C'è gente che ci mette una vita per comprarsi una casa. Ci mette una vita. E una volta che l'ha comprata, se la vede occupata da un delinquente qualsiasi. Meno male che c'era legge. E quando poi ricorre alla legge, il giudice gli dà un po' di tempo. Io lo caccerei immediatamente, ma il giudice non può dire, ma te ne succedono, anche il giudice ha brutta più, pure lui vuole portare più. Beh, vabbè, ti do 3 mesi di tempo per uscire. Allora, dico io, tu giudice, delega la cosa sociale, l'intervento sociale. No, e quelli se la vedranno, ma quelli lo fanno. Vai dai carabinieri, dite in casa c'è un abusivo, e poi se trovano carabinieri efficienti, quelli vanno là e l'arrestano, perché è un abusivo. Allora, come vedete, oggi ho parlato poco. Ah, un'altra cosa volevo dire, che è molto importante. Io dal 2010 parlo su Terramorgiana. Però Terramorgiana non è che ha un suo programma personale. Allora uno ricorre a quei programmi che servono per registrare sul computer. Bene. Allora, il proprietario, ammesso che ci sia un proprietario di quel programma, che fa? Quello fa usare, dice gratis. No, puoi usare, io sono magnanimo, è gratis. Fai come vuoi, è gratis, tutto gratis. Dopo un po' di tempo esce fuori e dice, non puoi più parlare, perché, no, non mi devi pagare. Allora tu devi andare a trovare un altro programma che ti permette di parlare. Ma scusa, la parola non è lì. Che razza di libertà nazionale è questa? Non esiste, come al solito, si parla. La libertà. Ma qua c'è solo la libertà, la statua della libertà, che stanno io, quando è, c'è in mano la torcia per dire questo vale. E che cos'è? La libertà. Solo quella che reclama la libertà. E gli altri
libertà fino a un certo punto. La libertà è già troppo se ti faccio vivere. Beh, allora, le cose le ho dette come al solito. Vi piacciono o non vi piacciono? Io sono perfetto.